Salve, salve da Marco Calabro, per conto di Turvideo e Pumo e Cielo Coast. Mi trovo oggi all'aeroporto di New York, il John Fitzgerald Kennedy, e quello che stiamo vedendo è l'ufficio della Air France KLM Delta. Stiamo parlando di SkyTeam. Dunque, qual è il problema? Nel volo da Roma a Santo Domingo con scalo a Parigi prima e poi a New York, il volo a New York è arrivato, quindi il Parigi-New York è arrivato con più di un'ora di ritardo, quindi non è stato possibile prendere la coincidenza con il volo Delta destinazione Santo Domingo. E la Air France non ha riconosciuto il pernottamento, quindi sostanzialmente non ha riconosciuto il ritardo dell'impresa. Già avevo fatto un video di questa cosa. Il problema qual è? Che successivamente mi sono arrivate una email dell'Air France e successivamente una email della Delta Airlines che si scusavano del ritardo e chiedevano un commento di questa cosa. Il commento lo faccio chiaramente sul tour video perché il fatto che loro non prevedano un pernottamento, pur riconoscendo attraverso queste due email il fatto che sia arrivato in ritardo il volo e quindi non sia stato possibile prendere la connessione, è un fatto grave perché evidentemente stanno ledendo i diritti dei passeggeri. Questo effettivamente non è passato solamente a me, è passato ad altri passeggeri, anch'essi italiani, che sono arrivati sullo stesso volo e non gli hanno riconosciuto il beneficio del pernottamento. Tra l'altro qui l'aeroporto di New York, dal punto di vista di alberghi, non è un granché, c'è solamente sostanzialmente una struttura all'interno dell'albergo, quindi anche abbastanza scomodo in forma privata riuscire a raggiungere un albergo dove andare a dormire. Quindi assolutamente deplorevole questo tipo di atteggiamento e quindi la combinazione Roma-Santo Domingo o combinazione, faccio un altro esempio, questa è la seconda volta che volo in questa tratta andata e ritorno, anche combinazioni come Bogotà, dove hanno dei prezzi estremamente interessanti proposti tramite pagine quali momondo.com o skyscanner.com, in effetti il servizio risulta pessimo perché, viste la burocrazia dei controlli doganali di New York, le compagnie dovrebbero adeguarsi a dare una buona assistenza alla propria clientela. Grazie per ascoltare sempre i video di Tour Video e arrivederci al prossimo video.